Bentornati, come dice la grafica, bentornati di nuovo in diretta sul Paradiso Rosso Blu, qui su Esperia TV canale 18, e abbiamo in collegamento Marco Bisacchi, Radio Sportiva. Buonasera Marco. Buonasera a voi, buonasera, ciao. E allora, ma tu non vai mai in ferie, no Marco? Come il calciomercato, insomma, si cerca sempre di riposare ogni tanto tra una trattativa e l'altra, ma non è sicuramente facile a Crotone, Genova e in tutta Italia in generale. Perché i suoi colleghi, alcuni sono a Rio, vero? Sì, alcuni. Avete degli inviati a Rio voi di Radio Sportiva? Abbiamo un paio di colleghi a Rio. Ma come avete fatto? Avete fatto l'estrazione per andare lì? Come è successo? Diciamo che loro sul campo si sono guadagnati tutto il diritto, insomma, hanno anche tutto sommato le competenze giuste per rendere al massimo in quel campo, con tutti gli sport e discipline, anche con un fuso orario molto complicato da gestire rispetto all'Italia, no? Stanno facendo un ottimo lavoro. Peccato che, insomma, non siano arrivate grandissime soddisfazioni dal nuoto, dalla Pellegrini in particolare, ma insomma, è chiaro che poi purtroppo lo sport a volte insegna anche a perdere. Infatti anche questa sera, se non sbaglio, nella box ci è andata pure male. Sì, Clemente è stato sconfitto ai punti. Ma parliamo di calcio. Allora, tu ci puoi parlare di quello che succede da molto vicino in casa blucerchiata, in quel della Sampdoria. Intanto ti volevo chiedere una cosa: questa notizia che Capezzi potrebbe essere acquistato dalla Sampdoria ma lasciato qui in parcheggio per un anno, che cosa ne sai? Ma diciamo che potrebbe far parte di un rapporto buono che si è instaurato col Crotone, di giocatori che possono trovare spazio da una parte e dall'altra, e soprattutto può essere un parcheggio, ecco, di giocatori interessanti in chiave futura. Io credo che per Capezzi possa sicuramente essere più utile fare un anno da titolare nel Crotone in Serie A, quindi una crescita ulteriore, piuttosto che andare alla Samp e magari rischiare di trovare poco spazio, anche se la Samp, va detto, in questo momento a centrocampo di spazio ne ha parecchio, perché è andato via Fernando, è andato via Soriano, Giampaolo si è lamentato per un mercato che ha un po' svuotato il reparto nevralgico. Quindi forse, visto che Giampaolo poi punta molto sui giovani, potrebbe comunque essere anche un'idea interessante. Chiaro che dovrà decidere il giovane, il ragazzo, insomma, ha 21 anni, quindi insomma sicuramente ha tanta voglia di emergere, ma una Serie A Crotone è sicuramente un'ottima vetrina. Avete domande per Marco? Se non sbaglio stasera si gioca a Barcellona, vero? Trofeo Gamper? Sì, c'è un'amichevole col Barcellona, tra l'altro non è la prima volta che la Samp viene invitata al Trofeo Gamper, al Camp Nou, perché è un po' una sorta di rievocazione storica, tra virgolette, a distanza ormai di 24 anni da quella finale di Coppa dei Campioni del 92, che il Barcellona vinse a Wembley con un gol di Koeman, ricorderete, sì, su calcio di punizione. Sono passati già 24 anni, come vola il tempo. Era il 92, sì, il tempo vola, e tra l'altro la prima Coppa dei Campioni del Barcellona vinta, sì. Poi insomma ne arrivarono molte altre. Io la guardai su Tele Monte Carlo. Tanto ormai non c'è più, quindi non facciamo pubblicità. All'epoca c'era Tele Monte Carlo. Sì. Io ricordo anche una partita famosa, forse Marco se la ricorda, su Tele Monte Carlo della Juventus. Primo minuto, palla al centro, pubblicità, ritorna la pubblicità, di nuovo la palla al centro perché aveva segnato. Ti ricordi, Giuseppe? Sì, lo ricordi, sì. Marco? Ma diciamo che ci sono anche casi in realtà legati alla Rai. Una volta una partita della nazionale ci fu un gol, pare proprio di Cassano, a proposito, che venne bucato da un mini spot, ci fu una contestazione poi che finì anche naturalmente in Parlamento, insomma, sì, le cose italiche, anche nello sport. Esagerazione. Giuseppe Pipita, sì. Il nostro ospite, ciao. Giornalista dell'Il Crotonese. Ciao, buonasera. Due cose, la questione Budimir, se resta lì oppure lo mandate via, e poi oggi ho letto Cassano Virtus Entella. Probabilmente sì. Allora, sulla questione Budimir, in questo momento tutto sembra essersi un po' raffreddato, perché comunque la Samp sta valutando alcune situazioni, tra cui proprio la vicenda Cassano, perché la vicenda Budimir era in qualche modo legata al fatto che Cassano potesse non essere confermato oppure addirittura restare, quindi a quel punto Budimir avrebbe avuto meno spazio. In realtà, sul discorso Entella, diciamo che Cassano in questo momento è ferri corti con la Samp, addirittura disposto, oggi ha detto di restare fuori rosa per restare a casa sua, cioè la Samp. Lui che è sposato con una ragazza genovese, insomma, ha messo su famiglia proprio a Genova, tra l'altro, dove ormai da anni vive anche la madre. Diciamo che c'è un muro contro muro in questo momento con Ferrero e con l'avvocato Romei, che è il braccio destro del patron blucerchiato, con Cassano che sembra voler restare. In realtà all'Entella c'è un'ipotesi di vicino di rimanere, anche infatti a livello chilometrico vicino, quindi in pratica non cambierebbe casa, potrebbe sì spostarsi da Genova a Chiavari, tra l'altro la ridente località Rivierasca sta molto bene anche a Chiavari,
e comunque sarebbe un'opportunità per lui a livello calcistico. Però l'impressione è che in questo momento si vada avanti ancora un po' col muro contro muro, addirittura lui disposto a stare fuori rosa. In questo momento lui non è a Barcellona, è rimasto a Genova, è escluso dalla tournée spagnola, perché lo sa, prima ha giocato col Malaga e poi col Barcellona giocherà stasera. Insomma, dobbiamo dire che mai come in questo campionato, in questo calciomercato, l'ingerenza delle mogli si sta facendo sentire. Beh, sì, le mogli fanno la differenza nel caso di Vandanara, insomma, rispetto punto. Alla vicenda Icardi. Ha fatto scuola Vanda. L'abbiamo conosciuta anche a Genova, tra l'altro, perché proprio da lì partì la sua avventura, no? Lei era la moglie di Maxi Lopez, ai tempi della Samp, dopo che tornava, credo che era stato acquistato dal Catania, poi andò al Milan, quindi alla Samp, e da lì poi ci fu anche il feeling con Icardi, insomma, la vicenda che poi andò avanti e ancora adesso è protagonista delle pagine di gossip, non solo, ma adesso anche nel mercato. E infatti, va bene Marco, noi ti ringraziamo, ti lasciamo ai tuoi impegni, mille impegni, ti ringraziamo e salutiamo anche tutta la truppa, la chiamiamo così, di Radio Sportiva. Grazie ancora per la cortesia che ci hai prestato. Buonasera a voi e buon campionato, ciao a tutti. Grazie. Marco Bisacchi di Radio Sportiva. E allora, sì, queste donne ormai, i giocatori non hanno più bisogno dei procuratori, fanno le procuratrici. Tutto in casa. Guadagno doppio. E infatti, guadagno doppio. Visto Raiola quanto ha preso? Quanto ha preso Raiola? Del 25 milioni, solo Raiola, 78 al massimo. Quindi fammi capire, Raiola da te ha preso 25 milioni? No, io ho mio fratello che... È il Pipita, l'abbiamo noi qui, sì. Gratis pure addirittura. A proposito di cose gratis, visto come leghiamo non volendo, bellissimo. A proposito di cose gratis, questo è il video, anzi il DVD che domani troverete gratuitamente in edicola, allegato a Il Crotonese, ed il DVD Dalla polvere alla gloria 106, che non c'entra niente 106 anni di calcio, che non c'entra niente con la statale, 106 anni di calcio a Crotone. Parlaci un po' di questo tipo di pipì. Sì, è una produzione che ha fatto Domenico Leonelli insieme con Giovanni Monte. Hanno raccolto tutta la documentazione che c'era esistente sul Crotone da 106 anni fa, quindi al Crotona 1910. Bellissima inquadratura, dove siamo lì, qua? La telecamera è lì, guarda. Ecco. Guarda così. Sì, guardavo i monitor io, non sono abituato. Guarda la camera, guarda la luce rossa, tu guarda la luce rossa, non ti preoccupare. Mi raccomando, una bella inquadratura. E qui c'è appunto la storia che parla del Crotone dalla sua nascita, quando nel 1910 venne costituito questa SS Crotona, che faceva anche altre attività sportive, fino ad arrivare al 29 di aprile del 2016, quando il Crotone è arrivato in quando Serie A. Quando Pipita pianse allo stadio di Modena, al ritorno all'aeroporto. Non l'abbiamo più quella clip, non so perché. Allora, è un DVD che sicuramente non deve mancare per gli appassionati del Crotone, è veramente la storia, un gran lavoro di ricerca, gran lavoro anche di produzione e post-produzione di Domenico Leonelli insieme con Giovanni Monte, e la collaborazione con il Crotone per dare maggior visibilità. Ricordiamo, è gratuito, quindi acquistate il Crotonese, in omaggio vi verrà dato il DVD Dalla polvere alla gloria, 106 anni di calcio a Crotone. E allora parliamo di Serie A. E cosa arriva in questo momento? La cosa seria. La cosa che piace di più a Giuseppe. Quello che mi guardo la sera su Facebook. Quello che ti guardi la sera su Facebook. Le nostre clip, la Serie A è una cosa seria. Regia, a te. Rosso, blu. Nino, ma di furto rosso blu, l'avete mai visto voi? Solo a Crotone queste cose, potete inquadrare, ecco qua, guarda, un antifurto rosso blu. Guarda, Nino. Se spegni la luce per un attimo, secondo me si vede meglio. Ecco qua, guarda, rosso blu. L'antifurto rosso blu, cioè solo noi in Serie A abbiamo l'antifurto rosso blu. Andiamo Nino. Come funziona il cavolo scherzo? Avete detto che non dovete pagare? No. Noi abbiamo detto che non dobbiamo pagare. Sì. Noi abbiamo detto sì. Cioè, fammi capire. Conta quello che diciamo noi. Francè. Però se io sapevo, prendevo due pizze, tre birre, qua c'è male. Ne hanno fregate. Stasera ne hanno fregate. Però... Ti do pure una cassa d'acqua e te la porto. Come no? Come? La mia cassa birre pure. Lo sapeva prima, l'hanno fregato. Non me ne ho. No. Thank you.
grazie. Bel concerto. Ma chi sono io? Chi sei tu? Lui chi è? Renato? Ma lui chi è? Ma lui chi è? Ma tu chi sei? Come l'hai portato con te? Ma il suo nome, mi spieghi qual il è? Il suo ruolo, me lo spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Ma quanta gente che c'è? Quanta gente, ma dove? Ma questo non è Renato Zero, però. Vai a cantare ancora. Do you really want to hurt me? Eh? Yeah? No. Do you really want to make me cry? Vediamo? No. Cosa ne pensi di questo campionato? Davvero? Ma sei sicura? Davvero? Ma non ci credo, ma sei convinta di questa campagna acquisti? E del primo turno di Coppa, come la pensi? Ma Coppa è apparente su. Che c'è? Giuseppe, no, la coppa è rimasta di stucco, pure la porchetta. La coppa. Intanto ringraziamo Agazio Maiolo che interpretava veramente in maniera fantastica Renato Zero. Lo abbiamo un po' disturbato nel suo concerto, era un po' titubante. Titu e anche bante. Francesco, stai leggendo un sì, sacco. Sì, allora, siccome noi siamo un megafono anche dei tifosi, degli amici a casa, sì. Io ho ricevuto un SMS da un tifoso di Cosenza che ci dice, che smentisce un po' quello che abbiamo detto prima. Dice: non è vero che il San Vito, nonostante la non è vero che il San Vito non si sente nulla il tifo, perché nonostante la pista di atletica ha un'acustica perfetta, anche se a cantare sono 100. Si sente benissimo, da far venire anche i brividi, grazie a Forza Cosenza e Crotone. Quindi diciamo che ho voluto precisare questa. Ma ha ragione, però è indubbio che avere i tifosi a distanza di 400 metri dal bordo del terreno di gioco è la differenza. Se 100 persone gridano a 400 metri di distanza e 100 persone gridano a 10 metri. Se la fisica, se non è cambiata, c'è qualcosa di differente. Ma comunque, il Gigi Marulla, quando si riempie, è spettacolare. Diciamo, lo posso dire tranquillamente: è l'unico stadio attualmente in Calabria vero. Così come qui qualcuno ora mi picchia, come secondo me l'unica città degna di questo nome in Calabria in questo momento, per come è strutturata, per come è Cosenza, cioè urbanisticamente adesso arriveranno i messaggi da Reggio Calabria, sono dei dati di fatto, cioè, è una mia più opinione personale. Le due città sono Reggio e Cosenza. Reggio e Cosenza, certo, Reggio, e poi c'è Crotone che piano piano sta cercando di recuperare un po' il tempo perduto, il tanto tempo perduto. Dal 29 aprile abbiamo perso tempo, ragazzi. Mannaggia, peccato che, meglio che non dico nulla, se no qua davvero viene direttamente a chiuderci. Allora, questo comunicato che è venuto fuori questa mattina, che cosa dice, Francesco? Allora, questo comunicato dice che stamattina c'è stato un incontro con il sindaco, gli assessori Zinopoli e Frisenda, assessore ai lavori pubblici e assessore allo sport, per definire diciamo definitivamente il cronoprogramma dei lavori, e si è deciso insieme che il 18 settembre si deve giocare all'uscita. In ogni caso il succo è quello. In ogni caso il cronoprogramma prevede quello, è stato stabilito stamattina in questa riunione tecnica. Ricordiamo che il 18 settembre ci sta la partita Crotone-Palermo. Vorrei capire come si è fatto questo cronoprogramma. Cioè, è facile dirlo, giochiamo il 18 settembre, ma allora, come? Ricordiamo che... Qual è la soluzione, quali sono le tappe? Allora, visto che parliamo di cronoprogramma, facciamo un po' un attimo la cronostoria. Il 2 luglio, se non sbaglio. L'1 luglio. Conferenza stampa nella sala della giunta comunale, nella quale sindaco e tutto quanto il suo staff in pratica affermavano che dal 20 luglio partivano i lavori, vero? Sì. Ho capito male io? Ma no, è così. Oggi è il 10 agosto. 10 agosto. Sono partiti i lavori per la videosorveglianza. Sono partiti i lavori solo della tribuna, che sono di competenza della società FC Crotone. La videosorveglianza e l'illuminazione ancora sono stati appaltati, però non sono partiti. Anche perché devono completare prima la tribuna. Perché sulla tribuna vanno inseriti i fari. Lo abbiamo detto questo, però va anche detto che sulle torri faro esistenti va installata una parte della nuova illuminazione, e lì si poteva cominciare comunque a lavorare. Il problema è un altro: se io vinco la gara d'appalto, mica c'ho la roba qui pronta, la devo ordinare, perché non sono sicuro di vincere la gara d'appalto.
E in questo momento, con le aziende che stanno anche organizzando il periodo di ferie e tutto quanto il resto, non è che magari uno c'ha pronto la disponibilità, e anche questo è un problema. Comunque, cronoprogramma è questo qui, noi stiamo facendo la cronostoria. Arrivato a questo punto, al 10 di agosto, sono iniziati i lavori di pertinenza del Football Club Crotone. Su questo non avevamo dubbi, infatti io parlando con te ti dicevo, sarà sicuramente pronta con tutto quello che è stato... Se vai a leggere il cartello dei lavori, il 13 agosto finisce lo smantellamento. 13 agosto finisce lo smantellamento. Due giorni dopo inizia il montaggio della tribuna che va innestata su quella esistente, con tutti i servizi. Io penso che nell'arco di 20 giorni venga definita, volendo anche per il 28 di agosto sarebbe pronta. Il problema è che tutto intorno non c'è nulla. Tieni presente che l'ultima gara, quella che riguarda i tornelli e la recinzione ancora dello stadio, verrà effettuata il 18 di agosto. Il 18 di agosto, quindi poi... Tempi tecnici per assegnare. Sì, poi ricordiamo sempre che le aziende che vendono i tornelli stanno aspettando la gara per poter applicare la vendita. Cioè, comunque, è inutile fare questo. Dovremmo avere di nuovo in ospite il sindaco di Crotone. Vediamo se riusciamo ad averlo per farci firmare. Quella volta non ha messo un dito sul fuoco. Un dito o due? Due dita. Due dita ha messo sul fuoco. Quindi vediamo che cosa mette. Ma comunque, l'importante è che, come ho detto prima, la Serie A si gioca qui. Dopo due giornate... Quello lo vogliamo tutti, assolutamente. Basta. Siamo disposti pure a sacrificarci per due giornate. Però... non vogliamo che magari il discorso possa anche proseguire più in là. Prima di chiudere, abbiamo altri messaggi, Francesco? No, abbiamo un messaggio noi da dare. Abbiamo un messaggio noi da dare. Perché noi con le nostre clip andiamo a disturbare. Ah, sì, quindi domani vorremmo andare a disturbare, no? No, la scorsa volta in diretta la signora del bar feudale sul lungomare ci ha chiamato, ha detto che giovedì sera ci sta questo quiz. Il dottor Y, ha detto siete invitati, però venite già mangiati. Ok, ci sta. Vabbè, guarda che faccia, ci sta, noi verremo mangiati ma non bevuti, e questo qua sì, però noi andiamo a vincere, dobbiamo prenotarci un tavolo, sì, signora, dobbiamo vincere. Allora, se ci prenotate un tavolo, perché facciamo la nostra squadra, la squadra si chiama Squadra Pasquale. Ho visto che avete aumentato la famiglia. Sì, c'è Peppino, ci è stato regalato da Daniele Paonessa, il responsabile del nuoto Coni, vabbè, un tutto. Allora, verrà anche Pasquale, la squadra tavolo nostra, Pasquale, tavolo sì. Pasquale, signora feudale, mi raccomando, per domani sera saremo lì con le telecamere, faremo un po' di andiamo, vabbè, no, vinceremo, noi andiamo, giochiamo per vincere. Giochiamo per vincere, vediamo sì. Che cosa c'è poi. Magari poi domande sul Crotone, quindi se non vinciamo noi facciamo una pessima figura. Mi sa che allora... io sono arrivato al secondo posto. Ecco, vuoi venire con noi? Non ho indovinato la canzone di Albano. Ho sbagliato solo sulla canzone che non lo conosco. Qual era la canzone di Albano? Quella del sole. Non l'ha indovinata, non la sa. Va bene, però abbiamo vinto 4 pizze, quindi la famiglia ha mangiato. Il primo posto vinceva un colliere, non sapevamo cosa farci. Un cagnolino. Allora, chiudendo, vi ricordo domani con il Crotonese, il DVD Dalla Polvere alla Gloria, 106 anni di calcio a Crotone. Io ringrazio Giuseppe Pipita. Grazie a voi. E ringrazio tutti voi che avete partecipato anche attivamente con le telefonate e con i messaggi alla nostra trasmissione, che verrà ridata questa sera in replica alle 23:30 dopo il TG. Ricordiamo che alle 21 c'è la replica della partita alle di 21 ieri. C'è la replica della partita di ieri del Crotone a Roccella Ionica, poi il TG, e alle 23:30 il Paradiso Rossoblù, la replica poi domani 7:30, alle 14:30 e domani in diretta alle 19:30. Giuseppe, hai qualcosa da dire prima di chiudere? Ti vedo che sei pronto. No, perché avete detto che la partita è brutta, che se la guardi in differita. Non è la partita è brutta, ma uno, scusami un attimo, scusa, tu l'hai guardata, vero, in diretta? Noi l'abbiamo vista in diretta, sì. Era brutta? Insomma. Ah, era bello il nostro commento. Assolutamente. È un motivo per quando vedere... stavate morendo di sete, di caldo, è stata la parte più bella della partita. La parte più bella della partita. Va bene, allora, noi ti ringraziamo tutti quanti i telespettatori. Francesco, possiamo chiudere dicendo... Sì, ricordiamo che domani andiamo a vincere al Dr. Wild. Domani andiamo a vincere al Dr. Wild. L'hashtag di oggi era Notte di Stelle Cadenti. Desiderio salvezza. Volevo aggiungere a sto punto il stadio anche, visto che abbiamo desiderio parlato. Desiderio di stadio, va bene. Sarà un 10 agosto, Notte di San Lorenzo. Esprimete tutto
tutti i desideri possibili. Naturalmente desiderio calcistico, perché altri tipi di desiderio non ne vogliamo altri. A proposito, anche perché non si sono mai avverati, lo voglio dire in diretta, voglio sfatare questo tabù. Ieri hai detto direttamente da Roccella che il WhatsApp è attivo anche dopo la trasmissione, anche dopo per motivi personali addirittura. Sì, quindi uso biecamente WhatsApp. No, volevo sfatare questo tabù. Allora, sono 36 anni che faccio desideri, il 6 Super Enalotto, uscire con Angelina Jolie, non si sono mai avverati. Ora desidererà la salvezza. No, sto pensando alla clip che andrà in onda domani. No, domani ci divertiremo. Ciao a tutti, ci stanno tagliando alla regia. Linea alla regia. Buona serata, ciao. Ciao.